Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Oggi sono davvero super emozionato e anche molto ma molto felice perché posso parlarvi in anteprima finalmente di lui, del OnePlus 7 Pro. È da un sacco di tempo che aspettavo questo momento ragazzi, poter aprire in anteprima la confezione di vendita di questo mostro. È stato qualcosa di veramente emozionante. L'attenzione portata in ogni suo minimo dettaglio è un qualcosa di veramente fantastico. Dopo aver perso praticamente un'ora a gustarmi l'unboxing da solo all'interno del mio studio, sono passato allo smartphone. E vabbè ragazzi, il resto ve lo racconto all'interno di questo video. Come avete capito, OnePlus con questo Pro non si è risparmiata in nulla e si vede già dalla confezione di vendita che è stata consegnata a noi recensori. Si sapeva già tutto, è vero, ma non è la stessa cosa ragazzi, finché non lo si vede per la prima volta, finché non lo si usa per la prima volta, non potete capire cosa significa poter utilizzare un mostro del genere. I OnePlus mi sono sempre piaciuti, lo sapete benissimo, no, nel bene o nel male hanno sempre dimostrato di essere all'altezza, hanno sempre dimostrato che non serve essere colossi per far bene. Ma dopo aver provato tutti i vari top di gamma presentati in questa prima parte del 2019, posso garantirvi che lui, questo OnePlus 7 Pro, è lo smartphone da battere. Partirò dal design come al solito. Quest'anno ragazzi è da paura, lui è bellissimo, raffinato e costruito alla perfezione. I materiali, nemmeno a dirlo, sono premium e qui è un po' scontato, no? E poi il colore, questo blu che cambia a seconda della luce. Beh ragazzi, non ho visto le altre colorazioni, ma credetemi, lui è davvero super. È stato ben pensato in tutto, anche per la posizione dei tasti, come quello di accensione e spegnimento, che è davvero facile da raggiungere, il solito alert slider per passare tra i vari profili delle suonerie, mentre dal lato opposto troviamo il bilanciere del volume, e vi dico già, tutti i tasti non hanno il minimo gioco, è costruito alla perfezione anche in questo. No ragazzi, io non ho le mani piccole, è OnePlus che è grande, e avete ragione, l'ho pensato anch'io appena l'ho tirato fuori dalla confezione, ma ci sono volute poche ore d'uso per abituarsi e adesso lo adoro. Le misure sono di 162.6x75.9x8.8 mm di spessore ed il peso di 206 grammi. Diciamo che se non amate gli smartphone grandi, lui non fa per voi, ma prima di escluderlo dategli un'occhiata perché secondo il mio punto di vista ne vale comunque la pena. In mano sta bene, non è eccessivamente largo o sbilanciato. Sicuramente il vetro della back cover posteriore curvo aiuta molto a renderlo più comodo nella presa, curvatura che però prosegue anche sul pannello anteriore. E sì ragazzi, purtroppo anche OnePlus quest'anno ha deciso in questa variante Pro di utilizzare uno schermo Edge, uno schermo curvo, che di certo in certi frangenti non è al massimo, come un po' vi ho detto con altri dispositivi. È completamente costruito in vetro e grazie al trattamento dato alla back cover non si riempie di ditate come con altri dispositivi. È abbastanza scivoloso, anzi direi parecchio scivoloso, e infatti in confezione come al solito troviamo una cover trasparente, o in alternativa se volete ci sono le cover originali di OnePlus che sono davvero spettacolari sia come qualità che anche estetica. Finito il pippone però di quella che è la parte estetica, la bellezza, dobbiamo passare anche al concreto, capire come gira questo OnePlus 7 Pro nell'utilizzo di tutti i giorni, quando sfruttiamo appieno tutta la cavalleria che si trova sotto al cofano. Il processore lo conosciamo già tutti, lo Snapdragon 855, in questa variante top addirittura ci sono ragazzi 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna ultra veloce. Quindi ragazzi, è davvero tanta roba. Ecco, manca la memoria espandibile, però con tutta questa memoria interna non credo sia davvero un problema. Hardware che ho già avuto l'occasione di provare con altri dispositivi, ma sappiamo tutti che non basta mettere assieme tutti sti cavalli poi per fare un OnePlus, per fare un dispositivo veloce e prestante, ma ci vuole anche un software capace di controllare tutta sta potenza. Ed è logico, no? Ed è qui ragazzi che OnePlus riesce a far volare questo 7 Pro, perché lui letteralmente vola. Giuro ragazzi, è bastato premere l'invio per la lingua italiana nella prima configurazione per capire che lui è una scheggia. Non c'è stata mai la minima esitazione, il minimo rallentamento, la fluidità è disarmante. Ho fatto diverse prove in questi giorni con tutti i device che ho qui in mio possesso dentro casa, ma ragazzi qui siamo davvero avanti tantissimo rispetto a tutti gli altri. Lui è tantissima roba e sapete che quando ve lo dico è così. Leggendo le specifiche tecniche si capisce dove e come OnePlus si è riuscita, no, a dare questo senso di fluidità a questo 7 Pro. E non è il processore truccato elaborato,
ma è il display. Per la prima volta OnePlus ha utilizzato un display a 90 Hz, tecnologia solitamente utilizzata sui dispositivi per il gaming, no? Questo tipo di tecnologia abbinato poi al processore rendono questo OnePlus, come dico al solito ragazzi, un petardo. Anzi, questa volta penso di non esagerare se vi dico che lui è davvero un razzo. Tornando al pannello, è un 6,67 pollici AMOLED con risoluzione QHD 3120x1440, toccando ben i 516 ppi. Sono numeri che dicono tutto e niente, no? Posso garantirvi però che il display è veramente fantastico, luminoso e soprattutto non stanca gli occhi, anche dopo parecchie ore d'uso intenso. Zero problemi quindi ragazzi, complice probabilmente anche la nuova tecnologia Night Mode 2.0 integrata all'interno del display. Poi c'è da dire che l'impatto è notevole, no? Le cornici qui sono tutte uguali, la griglia della capsula quasi invisibile e soprattutto ragazzi non troviamo notch fuori a rendere ancora più di impatto e futuristico questo OnePlus, ed è una delle migliori scelte per i dispositivi di questo 2019, almeno secondo il mio punto di vista. Inutile dire che la fotocamera frontale è motorizzata, tecnologia che ho già avuto modo di provare con tanti altri dispositivi, ma qui la vera differenza la fa proprio la velocità d'apertura quando vogliamo sbloccare il dispositivo con il riconoscimento facciale, è tra i più veloci provati fino ad oggi. Tranquilli però perché non è l'unico metodo di sblocco, anche qui è implementato un sensore di sblocco sotto al display, ancora più veloce rispetto a quello del OnePlus 6T. La precisione di sblocco è davvero ottima, quasi perfetta, e basta sfiorarlo ed è completamente sbloccato in un attimo. Qualche istante fa vi ho accennato di prestazioni e di software in grado di controllare la potenza a disposizione su questo dispositivo, ma non basta solo questo, c'è bisogno anche di un software che sia comunque ben curato e soprattutto completo e funzionale. Al netto quindi di quella che è la cavalleria montata sotto al cofano di questo device, la Oxygen OS è davvero fantastica, ha tutto quello che serve, non gli manca proprio nulla e soprattutto ragazzi è stata aggiornata nel tempo, no? Andando a rispondere, andando ad arricchirsi man mano in base a quelle che erano le esigenze dei clienti finali che hanno acquistato i dispositivi OnePlus. Questi però sono tutti concetti, parole che vengono capite solo da chi ha avuto la possibilità di provare un OnePlus, no? Di capire effettivamente come l'azienda sia riuscita a lavorare dietro ai propri dispositivi. E quindi ragazzi, almeno per il mio di utilizzo, la Oxygen OS trovo sia la migliore tra i dispositivi Android. Vi elenco solo alcune delle caratteristiche che mi fanno amare questa Oxygen OS. Innanzitutto abbiamo i vari tap per bloccare e sbloccare il device, già all'interno proprio dell'interfaccia Oxygen. Poi ci sono gli swipe che mi permettono di muovermi all'interno del device senza nessun problema, lo swipe verso il basso per aprire la tendina delle notifiche e già queste piccole accortezze sono quello che mi fa amare di default questo tipo di interfaccia. Ma va detta anche un'ultima cosa ragazzi, sarà l'interfaccia, sarà poi l'uso del processore, sarà la crescita del dispositivo. Acquistando un OnePlus avrete sempre un device pronto e scattante e privo di lag, ma non lo dico io, no, è scritto un po' ovunque in qualsiasi forum, è effettivamente questo la vera potenza del dispositivo, la velocità e la concretezza del device, non si resta quasi mai delusi da un OnePlus. Reattività che ritroviamo anche nel gaming, perché oltre al display a 90 Hz è stato implementato un sistema di vibrazione pazzesco, apposito per rendere ancora più efficace la sensazione di gioco, perfetto sia quindi nell'utilizzo quotidiano che anche proprio durante il gaming. Inoltre è stato aggiunto un sistema di raffreddamento liquido che permette di mantenere il device sempre tiepido. OnePlus quest'anno sapeva di non poter sbagliare e doveva portare il massimo, no? E uno dei difetti che riscontravamo nelle varianti precedenti a questa era la qualità fotografica. Beh ragazzi, posso dirvi che anche in questo lui è davvero tanta roba. Mi sa che l'ho già detto tanta roba oggi, eh? Nella parte posteriore troviamo tre sensori, un 48 megapixel Sony IMX586 stabilizzato con apertura f1.6, un secondo sensore da 8 megapixel stabilizzato f2.4 con zoom a 3x e un terzo sensore da 16 megapixel f2.2 grandangolare, mentre la camera frontale motorizzata è da 16 megapixel f2.0. La qualità delle foto le trovo ottime, con tanta luce è facile fare bene e lo sappiamo, e come vedete da questi scatti i colori, le luci, il dettaglio sono veramente al top. La grandangolare poi fa davvero molto bene e ti salva in determinate condizioni, mentre ragazzi il zoom a 3x è davvero tanta roba, mi ha sorpreso. I video sono stabilizzati e sono di buona qualità e raggiungono addirittura la risoluzione a 4K 60 frame per secondo. Inoltre abbiamo uno slow motion da paura.
Come al solito vi lascio qui sotto in descrizione il mio canale Telegram, dove troverete tutti gli scatti fatti da questo device e anche un piccolo video, così avrete la possibilità di guardarveli con tutta calma e capirli anche al vostro display a risoluzione piena. Per quanto riguarda la ricezione, ci siamo alla grande, aggancia il 4G Plus senza nessun problema, il modulo dual SIM è in formato nano, quindi tutto ok, mentre la qualità in capsula è perfetta e anche dall'altra parte ci sentono bene se utilizziamo il telefono così appoggiato all'orecchio, mentre se lo utilizziamo in viva voce io sento benissimo, mentre dall'altra parte dicono di sentirmi un po' disturbato, di certo non i migliori sotto questo profilo. Mentre ragazzi l'audio, beh, quest'anno è stereo e si sente da Dio, ha un sacco di volume e mi ha convinto al 100%. No, come avete visto non c'è l'attacco jack 3.5 per le cuffie, ci vuole il suo adattatore, ma tranquilli perché sono in test con le nuove cuffie di OnePlus, quelle wireless, e di sicuro per loro arriverà un video dedicato, ma vi anticipo già che sono tanta roba. Parlarvi di autonomia è abbastanza difficile ragazzi, perché lo smartphone l'ho utilizzato così a fondo per allinearlo e rodarlo a quello che è il mio utilizzo, come faccio un po' al solito. Quello che posso dirvi è che attualmente si passa da circa 7 ore a 8 ore e mezza in una giornata stress in modalità mista tra 4G e Wi-Fi. Tutto dipende se utilizzate lo smartphone con la risoluzione massima oppure se abbassate la risoluzione in automatico, che ovviamente andrà a mediare quella che è la risoluzione in base a quello che state facendo. Il valore aggiunto è la velocità di ricarica quest'anno, che è più veloce del 38% rispetto alla precedente versione, che riesce a ricaricare la batteria da 4000 mAh in 1 ora e 15 minuti dal 0 al 100%. Detto ciò ragazzi, per parlare in modo definitivo di batteria, ci vediamo tra circa una trentina di giorni quando arriverà il firmware definitivo del device, ma soprattutto dopo aver tarato per benino quella che è proprio la batteria da 4000 mAh. A completare la scheda tecnica abbiamo poi il Wi-Fi davvero potentissimo, il GPS perfetto nei fix, il Bluetooth 5.0, abbiamo poi l'NFC e il protocollo OTG. Ma finalmente siamo arrivati alle conclusioni ragazzi per questo OnePlus 7 Pro. Ci sarebbero da dire tante cose, che è grande, che costa di più rispetto agli anni passati, anche se il prezzo di vendita attualmente non lo conosco, ma dovrebbe essere intorno alle 800 euro per questa variante da 12 giga di RAM. È un prezzo sicuramente importante, diverso rispetto a quello, no, che ci ha abituati fino ad oggi OnePlus, ma con questa variante Pro, che è quella che ho utilizzato io, secondo il mio punto di vista ha voluto dimostrare dove l'azienda può arrivare, certo ad un prezzo più alto rispetto al passato, ma sicuramente più basso rispetto ai vari top di gamma più blasonati, perché qui ragazzi vi ricordo che abbiamo 12 giga di RAM e comunque 256 giga di memoria interna con il miglior processore attualmente nel mercato. Difetti in realtà no, non ne ho trovati, ecco forse qualche rinuncia come ad esempio la ricarica wireless, che magari per voi non è indispensabile ma è davvero davvero molto comoda, no? Detto ciò ragazzi, credetemi, per quanto mi riguarda lui è lo smartphone da battere, non sarà di certo il dispositivo best buy di questo 2019 e non credo sia nemmeno quello che cercava OnePlus con questa variante Pro, ma sarà lui, e ne sono certo, lo smartphone da battere per questo 2019. E ragazzi, mi è piaciuto talmente tanto che lui diventa di diritto il mio smartphone principale. Bene ragazzi, per oggi è proprio tutto. Fatemi sapere la vostra, fatemi sapere qui sotto tra i commenti cosa pensate voi di questa variante Pro, di questo nuovo OnePlus. E come sempre, se vi va, vi chiedo di mettere un bel like, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e soprattutto di seguirmi su Instagram, perché lì tra qualche giorno cominceranno le sfide fotografiche con tutti gli altri dispositivi che ho in test. E noi ci vediamo sicuramente tra qualche giorno per un prossimo video. A presto, ciao!